De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Questo evento ha bisogno di crescere. Noi siamo localizzati, per fortuna, in un'area che è facilmente raggiungibile e quindi proprio questo ci garantisce una partecipazione sia di imprenditori sia di visitatori in numero notevole. È vero che negli anni è andata crescendo e che adesso, come tutti gli eventi, a un certo punto si vive pure una fase di stallo, però la fiera, vuoi per una passeggiata, vuoi per vedere novità, vuoi per un giorno di festa che coincide proprio durante l'evento veristico, avete sempre la partecipazione di un numero elevato di visitatori. Ecco, di anno in anno la fiera diventa sempre più importante. Le novità che si prevedono per questa 40ª edizione quali saranno? Beh, sono tante, come dicevo, ogni settore verrà indossato un abito nuovo, quindi partiamo dall'industria, dall'agricoltura, il settore agroalimentare, la sposa e quant'altro. Ogni anno ci sono delle piccole, come nel manifesto, è un puzzle che ogni anno andiamo a ricomporre nuovamente, a ricostruirlo e a fine di migliorare sempre e di dare massima ospitalità, come ho detto prima, sia ai visitatori nonché agli espositori che credono appunto nella Fiera Campionaria di Vinticano. Proprio qualche giorno fa il presidente della Giunta regionale De Luca ha sottoscritto un protocollo con il presidente della Lombardia Maroni, tra le iniziative quella di uno showroom permanente a Milano per tenere permanentemente presenti i prodotti delle eccellenze campane. Immaginiamo che in quello showroom ci saranno anche prodotti enogastronomici di eccellenza dell'Irpinia, Presidente. Ma non c'è dubbio, tra l'altro io credo che l'Irpinia abbia davvero le più belle eccellenze della Campania, a cominciare dal fatto che tre DOC CG del vino ce l'abbiamo solo noi come provincia di Avellino, per citarne una di quelle più conosciute. Poi Milano è la vera capitale d'Europa, diciamo la verità, in Italia, e quindi questa scelta di De Luca va in direzione proprio di un investimento serio per ciò che può portare sviluppo e occupazione nella nostra regione.